sono un po' sconcertato, perché alcuni giorni fa vedo come sta scomparendo il senso dell'umorismo, del non prendersi troppo sul serio. Questo è il senso della comicità, ma è drammatico. Un giornalista dire con una serietà pazzesca di stare attenti ai botti di Capodanno perché sono stati introdotti sul mercato dei nuovi tipo esplosivi da felicità, tipo petardi che si chiamano Kim O-Coreano, è andato avanti normalmente dicendo Kim O-Coreano, non ha neanche sottolineato con un piccolo sorriso Kim O-Coreano, chi l'avrà fatto Kim O-Coreano, che è un trick and track, ma io questo scomparso del senso dell'umorismo mi terrorizza, è questo che mi terrorizza. Dove non c'è umorismo non c'è umanità. Ora io sono qua per darvi un augurio sereno di quest'anno che se ne sta andando, per l'amor di Dio, e quest'anno, questo 2017 che se ne va proprio in forma anche discreta, camuffata, forse così sottomessa, per non dare nell'occhio, si scioglie col 2018, non dicono niente questi due fetenti che si stanno unendo in questa diarrea culturale, economica, politica, in qualcosa di nulla, è una staffetta congelata, immobile. Io non so, e dovremmo andare a votare questi strani non persone, metapersone, che con queste facce di vetro resina che quando sono espressive come un cofano di una Twingo del 1980. Quindi dovremmo scegliere tra queste persone che si inventano lì per lì dei programmi, i vecchi, i giovani, il lavoro, l'economia, l'unità, la serenità, quando non c'è neanche più l'autopresa in giro di niente, di un po' di... Guardate, noi affrontiamo un po' questo 2018 con un po' più di allegria, un po' più di serenità, un po' più di respiro. Abbiamo fatto una nuova associazione perché ne avevamo, era un po' confusa. Stiamo diventando adulti, dovete anche avere pazienza, stiamo diventando adulti, stiamo passando la fase da bambino e stiamo diventando adulti con una nuova società di cui io sono ancora il garante, che darà possibilità adesso di farle parlamentare, quindi di selezionare le persone in un modo più limpido, trasparente, regolare, senza avere processi, controprocessi. Mi sembra un fatto interessante. Un altro fatto che vedrete tra qualche giorno, il cambiamento proprio di fisionomia del blog beppegrillo.it, perché mentre il blog delle stelle si occuperà sempre di politica locale, internazionale, quindi dei nostri parlamentari e dei nostri portatori di beneficio alla nazione, i nostri portavoce, il blog Beppe Grillo, io andrò un po' in giro per il mondo con video, conferenze. Sono andato a vedere un po' di conferenze appunto sulle smart city, parleremo di robotica, parleremo di intelligenza artificiale, internet delle cose, insomma un po' di visione, bisogna fare anche una progettualità per il futuro che non fa nessuno. Qui sono tutti pezzaioli, mettono pezze da una parte e dall'altra, ma manca la visione di 30-40 anni dei nostri figli e dei nostri nipoti. Io ho 70 anni, sono anziano, non mi capacito come tutti gli anziani, per l'amor di Dio, dentro un bambino di 20 anni che mi dice tutte le mattine quando mi alzo, ma come ti sei ridotto, ma chi sei, ce l'ho dentro. Quindi soffriamo, abbiamo questa voglia di eternità, abbiamo questo virus dell'eternità che non vuol più morire nessuno, e abbiamo questa, coltiviamo questa agonia fino a 120 anni. Ma io non lo so se il mondo deve andare verso gli anziani quando metà mondo oggi è sotto i 25 anni. Noi abbiamo un'età media, l'aspettativa di vita aumenta ma l'aspettativa di vita sana diminuisce, quindi andiamo nell'agonizzare la nostra vita per tanto tempo. Io non so se sia meglio o peggio. Allora dobbiamo progettare per qualcosa, arriveranno i robot, arriveranno l'intelligenza artificiale, scompariranno il 40% dei lavori conosciuti, ci saranno, ogni robot toglierà 6 posti di lavoro, avremo flussi di persone che attraverseranno, abbiamo già 1 milione di persone, Dio mio, nate da matrimoni misti in Erasmo, con la scuola Erasmo, quindi il filo di un cinese che va con il filo di un keniota, e queste razze bellissime, che gli ho chiamato la gialli e neri, con i capelli gialli e neri. Io non lo so, ma che cultura sarà, ma io sono curioso, e la curiosità è vita, mi piace vedere questa trasformazione antropologica proprio, in cui ci siamo testimoni e non ce ne rendiamo conto. Quindi avremo flussi di persone, di cose,
di dati, di energie, di che dovremmo contenere, controllare, per l'amor di Dio, ma è un mondo così straordinario. E vivremo di più, avremo più tempo libero, il lavoro, l'automazione ci toglierà un po' di lavoro, se Dio vuole un giorno potrà servire a qualcosa la tecnologia, quindi a scorporarci il corpo appunto dal lavoro, ma io non lo so. Allora, oggi assistiamo a un fenomeno che è sotto gli occhi di tutti e sembra che non lo veda nessuno, ma una volta i più ricchi del mondo, le società più ricche del mondo erano petrolio, automobili, sempre dipendenti dal petrolio, energia, oggi sono società di comunicazione che non hanno neanche dei dipendenti. Sono Facebook, sono Amazon, sono Apple, cioè non hanno neanche i dipendenti, perché i dipendenti siamo noi. Cioè, se Google vale 500 miliardi, è perché i 500 miliardi siamo noi, con i 500 miliardi di piccole guardate, occhiate, informazioni. Google non dà informazioni, il valore di Google è prendere l'informazione. Noi abbiamo oggi una rivoluzione, abbiamo avuto una rivoluzione dal 96 a oggi, di questo che non è un iPhone. Questo è il trucco della semantica, questo non è un telefono, questo è un computer, è il mondo che c'ha in mano, e la rivoluzione non è tecnologica, è antropologica. Oggi non sta più neanche nella tasca. Se ti giri, se guardi attorno, ecco la mano, e c'era un, non mi ricordo mai come si chiama, ma c'era un filosofo ateniese straordinario che si chiamava Anassagora era un filosofo che aveva scoperto delle cose strepitose. Nessuno Anassagora, vabbè, non lo so come si pronunci. Comunque voglio fare il colto, ma ho queste zone d'ombra della mia memoria che mi colpiscono, la macchia di leopardo, mi ricordo cose che non mi interessano, le cose che dovrei dire in diretta me le dimentico. Comunque lui scoprì i pianeti che erano di roccia, il sole di materia incandescente, scoprì le cellule, che la vita, gli esseri, gli animali dipendevano da questo movimento di piccole cose che non vedevamo, che erano le cellule. Fu mandato via perché gli astri erano divinità, non rocce, e lui disse che l'uomo è intelligente perché ha la mano. Anassagora nel 460 avanti Cristo, alla mano, e metà, un terzo del nostro cervello riguarda questo arto qui, che non è riproducibile neanche dal robot più sofisticato, ma riprende, lascia, strozza, prende, fa delle cose, stringe, quindi una cosa strepitosa. Allora, questa è una riforma antropologica, e l'iPhone, la grande idea di questo figlio di immigrati siriani, che era Jobs, fu l'AI, fu la più grande invenzione, non fu questo, furono le iMac, lo chiamò iMac, l'AI, che non sa nessuno, i voleva dire internet, voleva dire individuo, voleva dire istruzione, voleva dire informazione, voleva dire ispirazione. L'AI è la grande invenzione di Jobs. E allora noi che nasciamo da, come movimento, che oggi sono tutti collegati, tutti in rete, ma non c'è un'azienda come Amazon, come questa, che nasce, prolifera e vive e guadagna in rete. In Italia non esiste. L'unica forza metafisica, perché la rete non è una cosa, è una metacosa, è oltre la cosa. Come il linguaggio, non so, il linguaggio a volte è metafisico, la fisica oltre la fisica, bene, il movimento, l'esperanto, ecco, è una lingua metalingua. Allora, io dico, il movimento è un metamovimento. Noi siamo nati, prosperiamo, viviamo, nasciamo, invecchiamo, forse moriremo, non lo so. Ma stiamo ispezionando come con questa mano, teniamo in mano questo oggetto che è il mondo ci guarda, noi guardiamo il mondo ed esploriamo con questa roba qui un mondo sconosciuto ancora ai tanti. Sbagliamo anche per voi che non fate un cazzo dalla mattina alla sera, sbagliamo, per l'amor di Dio, lo sbaglio è nel DNA del nostro movimento, e impariamo dagli sbagli, andiamo avanti, è come dei così, quelli che cercano l'acqua, quelli, i raddomanti, siamo i raddomanti.
davanti col cellulare in mano, che guardiamo con questo computerino, che guardiamo il mondo attraverso il mondo, che è incredibile. Non sappiamo esattamente dove andremo, ma qualcosa bisognerà fare: organizzare una società che avrà milioni di disoccupati, organizzare il lavoro, organizzare l'istruzione, la scuola, là dove c'è istruzione, scuola, università, calano i delinquenti, la gente si sposa di più, vanno di più a votare. Cioè dobbiamo intervenire, avere un reddito, avere l'accesso alla conoscenza libero e gratuito. Libero e gratuito significa dalla nascita. Tu quando nasci ti devono dare un'email, perché devi avere l'accesso libero e gratuito alla conoscenza per tutti, non per i privilegiati che possono mettersi il fast web o una linea veloce in casa, per tutti. Allora dobbiamo avere un reddito. Noi passiamo col reddito di cittadinanza, che viene copiato miseramente, ma benissimo che ci copino. Quando vieni copiato vuol dire che l'originale è meglio, tenetelo presente in tutte le cose, guardate la settimana animistica. Quindi andiamo avanti, quindi abbiamo un sacco di cose da completare, da progettare, lavori che arriveranno, robotica, e poi da stare attenti, perché abbiamo una velocità con cui competere che non è la nostra. Nel 2006, se vi ricordate, a maggio, credo il 6 di maggio del 2010, scusate, 2010, il 6 di maggio, ci fu il pericolo che tutta l'economia, tutta la finanza del mondo si bloccasse, perché due algoritmi erano andati in conflitto. Ci sono algoritmi che in una frazione, in un nanosecondo, speculano un pochino lì, un pochino lì, un pochino lì, migliaia di algoritmi fanno i soldi tutti i giorni, pochi in tutti i posti, tutti i giorni. Due algoritmi erano entrati in conflitto, si stava bloccando il risparmio non solo di gente e di persone, ma un risparmio di una popolazione o magari di un continente, chi lo sa, di una nazione, non lo so. È stato evitato il disastro finanziario da un banchiario scarsissimo che in 5 secondi, bastava che ritardasse 5 secondi, scoppiava questo casino, questa bolla incredibile, e salvò la finanza nel 2010. Bastava un secondo in più. Quindi abbiamo questa velocità della luce che ci attorna, ci vende, ci compra, ci vende, ci compra, e noi siamo ignari. Abbiamo questa tecnologia pesante, pesante, tetravatt vuol dire miliardi di watt di consumo di energia. Un computer, per farlo, ci vogliono una tonnellata di roba e poi 10 kg per smaltirlo. Cioè sono cose che pesano, e pesano anche non la nuvola, iCloud, la nuvola, le cose immateriali. I bambini credono a queste cose qua. Dietro c'è, sono server enormi, sempre più grossi, nascosti nel polo, sotto terra, sotto il ghiaccio, oppure dicono in un sommergibile davanti a Seattle. Gestiti da chi? Gestiti da cosa? Da algoritmi che gestiscono un algoritmo che gestisce un altro algoritmo, e noi siamo lì e rischiamo di non capire più nulla. Non capire più nulla. Quindi il mio gesto stasera è quello di dire: dai, un po' di ironia, un po' di fantasia, un po' di curiosità, andiamo avanti. Dobbiamo noi mettere in situazioni le persone di avere degli strumenti per decidere della loro vita. Quindi un reddito un giorno sarà invece che di cittadinanza, sarà universale, come lo stanno facendo a Zurigo, che danno 2.500 franchi a tutti, piccoli, vecchi, giovani, vecchi, ricchi, poveri, a tutti stanno facendo questo esperimento, perché il reddito è quello che ti inserisce o ti disinserisce dalla società, non è il lavoro. La gente è convinta di avere un posto di lavoro, ma un posto di reddito. Qualsiasi giovane accetta qualsiasi cosa che magari odia fare pur di sopravvivere e di essere inserito con un reddito. Quindi dovremmo anche anticipare, sono cose vecchie, per l'amor di Dio, sono cose vecchie che io ripeto da anni, ma chissà se un giorno avremo un reddito per diritto di nascita. Sarebbe bellissimo, sarebbe una meraviglia, come stanno tentando a Zurigo, come stanno facendo in Corea, come stanno facendo in Olanda, come stanno tentando in Brasile. Allora, se ognuno, se c'è la volontà politica, bisogna cominciare a dire che cosa serve la politica. Abbiamo un'offerta di smart city, di tecnologie incredibili, di sensori messi da tutte le parti. Tu passi per una strada di Dubai e tutti gli oggetti sono collegati, sanno dove sei, come la fai? Vai sotto una palma, c'è una foglia che ti guarda così, non hai scampo, tutto come ti muovi dai un'informazione, e allora queste informazioni creano il futuro prima, sanno già il futuro prima, sai come ti muovi, quindi si rischia che un algoritmo ti blocchi l'energia di casa tua perché tu hai pensato
solamente di andare da un concorrente a un altro. Quindi è un mondo da stare molto attenti, e io spero di non avervi spaventato, ma non c'è niente che ci può spaventare dopo che uno ha fatto 5 anni di politica in questo paese. Non c'è più niente che ci possa spaventare. Andremo avanti, e se non saremo eletti questa volta, allora dovremo pensare a delle elezioni per eleggere un popolo nuovo. Auguri, vi abbraccio, e vi abbraccio in una maniera strepitosa questa volta. La sentite, dovete sentire fisicamente che io ci sono, sarò un po' defilato, un po' lì, ma io sono sopra, perché io sono l'elevato.